Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, ho finito la voce con Xuder. Oggi ragazzi, lo so, stiamo tutti cercando assolutamente il miglior modo per poter avere con largo anticipo Fortnite su Android. Avete visto i miei video precedenti dove vi ho pubblicato subito appena uscita la prima APK estrapolata direttamente da quella ufficiale. Ieri ne abbiamo vista un'altra. Oggi ragazzi voglio proporvi di nuovo un file di installazione Android visto e risistemato da alcuni programmatori americani che hanno trovato il modo di poter aumentare la compatibilità con molti più device. Ce ne sono veramente tanti ragazzi che lo riescono a supportare. Ovviamente, ve lo dico subito, riuscirete ad aprire Fortnite sul vostro dispositivo, ma c'è il rischio che vi laggerà a chi più, a chi meno. Quindi ragazzi, come sempre, io non mi assumo nessuna responsabilità su quello che fate con il vostro telefono. La PK è comunque sicura perché è ufficiale, solamente rimodificata, però io vi consiglio ovviamente di stare sempre molto attenti, lo devo dire, per tutelarmi. Allora ragazzi, c'è da dire una cosa, vi faccio vedere proprio nel dettaglio. Allora, apriamo un attimo Visor. Praticamente adesso io vi farò vedere ragazzi, come al solito, lo schermo del mio cellulare, in modo che è proprio chiaro come il sole. Allora, un momento solo che ve lo faccio vedere, perché c'è da fare un passaggio giusto per controllare. Eccolo qua ragazzi, questo è lo schermo del mio cellulare, mo giusto. Yala! Parte la pubblicità perché non è a pagamento. Allora ragazzi, io la PK ce l'ho già scaricata. Vi dico subito, il link per scaricare la nuova APK lo trovate sulla mia pagina di Instagram. Non mi fido a metterlo su YouTube, quindi andate sulla pagina di Instagram che è xuder_youtube. Mi trovate anche semplicemente cercando Xuder o guardando qua in basso, c'è direttamente il link in descrizione. Allora ragazzi, facciamo conto che voi andrete nel link che troverete, quindi vi troverete nei download questa applicazione. Noi ci clicchiamo sopra. L'applicazione è leggera raga, perché pesa solo 90 mega. Poi qualora il vostro cellulare fosse abilitato, il download sarà di 1,6 giga circa. Io dico già che il ragazzo che me l'ha passata, che è il nostro adesso vi metto qua il pop-up, che vi metto il pop-up che non mi ricordo mai il nome, cioè, poteva chiamarsi Giorgio, no, doveva chiamarsi con un nome impossibile, Natsuo Kamenaga, aspetta, o Kamenaga Matsuo, eccolo qua, Natsuo Kaminaga, eccolo qua ragazzi, andate anche sul suo Instagram, che lui che mi gira queste cose ragazzi, lui sta facendo l'installazione normalmente come farebbe di solito, appunto app installata. Il mio cellulare è una Huawei Y62, non funziona, quindi ragazzi vi faccio comunque vedere la schermata. Lui apre, adesso è ancora tutto nero perché sta caricando, adesso lui aprirà, ecco qua, Fortnite, ma purtroppo mi dà questo errore. Allora, l'app è costruita per OpenGL ES 3.1. Che cos'è OpenGL? OpenGL sono delle librerie, ragazzi, che funzionano su cellulari. Diciamo, OpenGL, ragazzi, è arrivato nel 2015 per Android. È stato montato sulla maggior parte dei telefoni solo dalla fine del 2016. Adesso, cosa dovete fare voi? Dovete vedere quali sono gli OpenGL del vostro cellulare. Quindi, come facciamo a farlo? Semplicissimo. Apriamo il Play Store, niente di più facile, e dal Play Store scriviamo OpenGL. Da OpenGL, il primo, OpenGL Check Version, niente di più facile, installa,
Io vi dico, ragazzi, ho cercato tutta la notte il modo per modificare gli OpenGL del telefono. Non si può fare, perché viaggiano esattamente di pari passo con il chipset grafico del vostro cellulare. Quindi, a meno che qualcuno di voi non sappia come modificarli, io purtroppo non l'ho ancora capito. Facendo semplicemente apri, lui aprirà l'applicazione. Dategli qualche secondo. Come vedete, OpenGL ES version del mio cellulare è la 2.0, quindi impossibile far girare Fortnite. Android Extension Pack non supportato. Quindi, ragazzi, io vi auguro che i vostri cellulari invece possano funzionare benissimo con la nuova APK che ha esteso la compatibilità con molti altri telefoni. Passate sul mio Instagram per trovare il link. Mi raccomando, lo troverete nelle storie di Instagram, ma lo pubblicherò anche come post normale, quindi o nelle storie o nei post. Non lo potrete cliccare, raga, non lo potrete cliccare. Prendete le vostre ditina d'oro e quello che troverete lo copiate nella barra degli indirizzi in alto. Una volta che lo avete copiato nella barra degli indirizzi, si apre una pagina. Voi col ditino, ovviamente nel cellulare, scorrete. Già ve lo faccio vedere da qua. Poi no, non ve lo faccio vedere da qua perché ho paura di YouTube. Scorrete. A centro pagina ci sono due tasti. Voi dovete premere su Free Download, quindi quello gratis. Basta che ci cliccate e parte direttamente il download dell'APK. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mille pollicioni, mi raccomando. Noi ci vediamo domani mattina con i fan. Ciao!